0, forse quello che non è piaciuto più che altro del Football Club di Sorrento è stata la gestione da parte iniziale del secondo tempo e l'espulsione di tempo. Sì, in realtà sapevamo che l'arbitro poteva fare qualche disastro perché il clima era abbastanza caldo intorno a questa maledizione e tutto, e quindi se non è alla fine del primo tempo abbiamo detto cerchiamo di alleggerire i ritmi, cerchiamo di entrare il meno possibile e di saper solo gestire la palla anche la palleggio in orizzontale. Forse non siamo stati bravissimi a fare questo, però l'arbitro si è inventato un secondo giallo su Temponi, che il primo era abbastanza inventato perché la palla l'aveva appena fischiato e il giocatore non può tagliarsi la gamba per metterla avanti. Sul secondo, che un giocatore salta di spalle e magari si appoggia, non può essere ammonito, e questo ci rovina un po' i nostri piani anche per le prossime partite. Ecco, di buono si prende quello che è stato il primo tempo, due reti, un rigore sbagliato, un buon ritmo con un modulo nuovo, perché oggi è stato il 4-2-3-1. Sì, l'abbiamo preparata così in settimana anche perché conoscevamo gli avversari e sapevamo la difficoltà di venire a giocare su questo campo, voi per il loro atteggiamento, voi per il rettangolo di gioco, e quindi avevamo l'esigenza che se non fossimo riusciti a far camminare la palla per terra in verticale, doveva camminare anche in aria, e quindi ci serviva un riferimento offensivo come Fragillo, che secondo me ha fatto una buona gara, e soprattutto ci servivano due giocatori che potevano allargare la difesa del Positano, e questa è stata il motivo della scelta di schierare Cargiulo a destra, largo e Scarpalardo a sinistra. Diciamo che il primo tempo è andato secondo i piani, e peccato per, ripeto, solo per le ammonizioni che secondo me sono state gravi. Ecco, il secondo tempo nel quale, nel momento di difficoltà, se vogliamo dirla così, il capitano è venuto fuori, chiamiamo così, dai blocchi offensivi, è venuto sulla fascia, è venuto a centrocampo, è venuto a giocare, a gestire per i game, a fare il vero e proprio playmaker della squadra, nonostante ci fosse Maizio che è entrato dalla panchina e ha disputato anche una buona prova. Sì, ma questa è una rosa composta da uomini di mezzi calciatori che sanno reagire alle difficoltà, sanno adattarsi alle esigenze della partita, quindi penso che tutti danno il loro contributo prima come uomini e poi calciatori, e questa è la cosa di cui mi vanto, che insieme alla società siamo riusciti a mettere su un gruppo di uomini veri. Ecco, un gruppo di uomini veri che domenica è chiamato alla terza prova del 9, perché si affronterà. Sì, vabbè, io lo dico da inizio anno, per noi sono tutte partite fondamentali, bisogna vincerle tutte, quindi è chiaro che se arriva la Nocerina c'è uno stimolo maggiore, perché il nome, perché l'importanza degli avversari, perché il valore della rosa della Nocerina richiede una concentrazione ancora maggiore, ma il nostro obiettivo è comunque quello di vincere più partite possibili, anche perché questo è un campionato che non ti consente passi falsi, nemmeno mezzi, e quindi dobbiamo andare a fare la nostra partita per tenermi in casa nostra, come sempre, arbitro bastardo.